Rieccoci, primo Sider Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretto sulla pagina Facebook, ovviamente il tema della puntata l'avete già letto, adesso cambierà l'Italia, allora andiamo a vedere altre grafiche che ovviamente vedremo come sarà la composizione della nuova Camera e del nuovo Senato. Allora la regia è quella qui, dunque vedete, me la date, ripeto, anche sul mio monitor, qui Fratelli Italia avrà 118 seggi, la Lega 65, Forza Italia 45, i non moderati 7, e sui 400 alla Camera, il PD 65, non abbiamo il totale, però ovviamente la differenza è molto ampia, la forbice è molto ampia tra la maggioranza e l'opposizione. Andiamo a vedere anche il Senato. Eccola qui, con Fratelli d'Italia, ricordiamo che qui ci sono 200 seggi, 66, 26 la Lega, 19 Forza Italia, i noi moderati 2 e ovviamente anche dall'altra parte molti di meno, se li sommate ovviamente anche qui la forbice è molto ampia. Andiamo anche agli eletti in Veneto alla Camera, così riusciamo a completare. Guardate, dunque c'è per Fratelli d'Italia Carlo Nordio, Maria Leggete, Elisabetta Gardini, Silvio Giorgio, non ve li leggo tutti, però vi avevo fatto anche questa grafica per vedere ovviamente gli eletti in Veneto di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, di Coraggio Italia, ovviamente del Movimento 5 Stelle, del PD, della Lega e di tutti gli altri, li vedete lì, se ve ne sfugge qualcuno, ovviamente questi sono, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, questi sono gli eletti in Veneto per la Camera dei Deputati, vediamo anche quelli eletti in Senato, ovviamente parliamo sempre di esponenti della nostra regione, con la Lega vedete già Bizzotto, Tosato, la Stefani, Ostellari, poi Fratelli d'Italia Speranzon, De Carlo, Amidei, Gelmetti, Urso, per PD Martello, insomma Crisanti, professor Crisanti, via via tutti gli altri, vedete questi sono, era per dover di cronaca per farvi vedere ovviamente anche gli eletti della nostra regione che potranno dire una parola in merito al star meglio ai cittadini veneti. Adesso vi faccio vedere invece cosa pensa la gente di queste elezioni, siamo andati in mezzo alla gente, siete stati contenti o no? Sentiamo cosa dicono. Volevo avere un commento su questo esito elettorale, come la vedete? Decisamente male, perché si stava proprio adesso dicendo che è 20 anni che non riusciamo a esprimere una classe politica in grado di portare avanti il paese e abbiamo poca fiducia su questo, su quello che è uscito dalle elezioni. Io devo dire che la signora Meloni sicuramente è stata brava e ha condotto dal suo punto di vista un'ottima campagna elettorale, però è sempre stata all'opposizione e dire di no, e dire che non va, e dire che non si deve fare così è tanto facile. Bisogna vedere al momento di fare cosa saranno capaci di fare e le scadenze che abbiamo sono molto pesanti. C'era un esito che ci aspettavamo in ogni caso e adesso vedremo come andrà, anche se non siamo molto fiduciosi su questi risultati. Ecco. Questo tanto decantato governo Draghi, forse i cittadini non avevano proprio così aderito a questa idea qua, questa è l'idea che mi sono fatta. Dura è, la cassa è vuota e dovranno aumentare le tasse da qualche parte, volenti o volenti, oppure ridurre tipo costi per la sanità, mettere le mani sulle pensioni, cioè quadrare il cerchio. Io la vedo abbastanza tragica, non è il governo che ci si aspettava, ecco. O meglio, si aspettava, però non era esattamente quello che si voleva, ecco. Si vede che la gente si è stancata un po' dei Salvini, la gente si è staccata un po' di tutto e adesso tocca agli altri, vediamo cosa combinano. Bisogna vedere adesso col tempo. Bisogna vedere col tempo, comunque sì, sono soddisfatta. Tanto peggio di così. Visto le parole sono state tante, speriamo che ci siano anche i fatti. Ne avevamo moltissime altre, Zanon, però il senso era più o meno simile. Sono il fatto stesso che c'è stato, come sempre, meno gente al voto, vuol dire che c'è un disinnamoramento della classe politica, la colpa è vostra, non mia, perché è la politica che dovrebbe far sì che l'italiano vada a votare. Io ricordo tantissimi anni fa, forse 40 anni fa, c'era il 93-94% di cittadini che andavano a votare, oggi siamo al 63-64, scusate, non ricordo bene il numero. Quindi. Però la gente titubante, comunque anche quella che ha votato Fratelli d'Italia, dice adesso vedremo, ha votato perché
una signora l'ha detto e riassumiva anche altri concetti di altri intervistati. All'opposizione è facile, cioè stare all'opposizione non va bene, la storia dice che Bossi ha vinto delle volte la Lega rimanendo all'opposizione, il Movimento ha stravinto per l'insoddisfazione della politica italiana da parte dei cittadini, oggi Fratelli d'Italia, perché il risultato era il 3% nel 2013, oggi è il 26%, davvero è una cosa incredibile, vuol dire che mi metto di là, rompo le palle, faccio un termine abbastanza semplice, semplicistico, mi aiuti, e poi adesso sei lì, adesso vedremo cosa riuscirei a fare. Questo è il concetto che pensa la gente, lo fa anche perché può dire chissà che qualcuno prima o dopo riesca a sistemare l'Italia. Abbiamo provato con la Lega, non c'è riuscita, abbiamo provato con 5 Stelle, non c'è riuscita, proviamoci con questi, vediamo se ha questa impressione Zanon un po'. Ma io credo che sicuramente il momento non sarà facile, che la prova sarà aspra e dura per tutta la coalizione e anche per Fratelli d'Italia, che però, ecco, rammento, non è che Fratelli d'Italia non abbia esperienze di governo, governa con il centrodestra e ha amministratori, governatori in tante parti d'Italia, quindi l'esperienza amministrativa e anche di governo, la stessa Meloni è stata già ministro, cioè gli smemorati soprattutto di sinistra, ricordo che la classe dirigente che esprime questo nuovo Parlamento è classe dirigente anche di persone preparate, qualificate, competenze, e io questo, credo anche che sia finalmente, forse è sfuggito, ma qualche intervista l'ha fatto capire, c'è anche il ritorno della politica rispetto a un abdicare della politica rispetto al tecnicismo, ai governi tecnici. C'è un ritorno alla politica, sicuramente ci sarà qualche inserimento tecnico magari in qualche dicastero, ma io sono convinto che ritorna finalmente la politica, che si assume le responsabilità e che poi si metterà ovviamente a fine mandato al responso dei cittadini, perché come sempre accade in democrazia, c'è chi, ho visto dalle interviste, non accetta il fatto che gli italiani si sono espressi, hanno espresso una chiara volontà, e questa volontà permette al nuovo governo di affrontare i temi difficili che sono sul tappeto, che non ha risolto Draghi, che non hanno risolto i precedenti governi, e quindi insomma sappiamo benissimo che il compito che ci spetta è un compito complicato, complesso, difficile, ma l'amore per l'Italia ci fa fare l'ennesimo sforzo. Non siamo solo forza di opposizione, e anche facendo l'opposizione abbiamo sempre rilanciato con proposte precise, e anche nella fase più complicata del passaggio, diciamo, dell'ultima fase di legislatura abbiamo dato segnali importanti anche al governo Draghi sulla visione di un'Italia che vuole essere determinata in Europa, ma anche in un contesto internazionale legata ai temi della guerra. Io non ho dubbi sulle capacità di tutti i leader, nel caso specifico della Meloni. Io dico che governare in Italia è difficilissimo. Vabbè. Un conto è stare a posizione, un conto è andare lì. Il ministro è una cosa, è comandare la baracca diventa un po' più complicato. E il tempo sarà galantuomo. Diciamo che astenersi è molto più facile, stare sull'Aventino è molto più facile. E stare all'opposizione pure. Adesso che siamo lì, che siete lì, non che siamo, scusate, che siete lì, ovviamente adesso si vedrà il risultato e il tempo in queste cose fedelmente galantuomo. O no, Pipitone? Assolutamente sì. Diciamo che finalmente, anche se io ovviamente stavo con Italia Viva e con Azione, abbiamo cercato di dare una opportunità diversa. Ma secondo lei perché non vi siete messi assieme al PD? Ma quello secondo me è stato un errore gravissimo che ha fatto Letta. Letta aveva due scelte, secondo me ha scelto la terza, la più sbagliata. Ma gli altri, insomma. No, assolutamente. Letta poteva allearsi con la parte più a sinistra, quindi come ha fatto sostanzialmente, e con i 5 Stelle, ed era una scelta. Poteva fare una scelta, a nostro avviso, giusta, quella riformista, di stare assieme a Calenda e a Renzi, quindi Azione, Italia Viva, più Europa e a chi ci stava in questo progetto riformista che si rifaceva all'esperienza di Draghi e per quello che sta facendo Draghi, che invece a nostro avviso, nonostante quello che dice qualcuno, sta facendo e ha fatto molto bene, per fortuna che c'era Draghi in questi 8 anni e mezzo,
E invece ha fatto una non scelta, secondo me, ma io mi permetto di dare un giudizio, poi ogni partito ovviamente è autonomo, mettendosi assieme con la parte più estrema, con Bonelli e con Fratoianni, dicendo una cosa che ho sentito io in TV assurda, quando gli hanno chiesto ma voi governerete con questi qua, e lui ha detto no, noi non dobbiamo governare assieme, la nostra è un'alleanza per difendere la Costituzione. E allora questa è una roba che secondo me non so cosa significa in politica, se io mi metto assieme a uno è per governarci assieme. Quindi secondo noi la scelta doveva fare Letta, era, purtroppo Letta aveva un'idea che era quella di, secondo me, questa è un'idea che mi sono fatto io, non è che, di, politicamente, di far fuori Renzi. Era quella di far fuori Renzi, ed ha sbagliato, perché in politica non si fa così. Se avessimo fatto una scelta riformista non avremmo vinto, avremmo dato una grande opportunità. La storia di Renzi è una storia a sé. Ma lasci perdere, se è simpatico, però sono le proposte delle cose. Io faccio un ragionamento diverso. Quando un leader politico come Renzi, sicuramente bravissimo, io non discuto sulle qualità dell'uomo, discuto sui numeri. E dico, quando un uomo delle qualità di Renzi arriva a avere, tramite le europee, non sicuramente le votazioni italiane, un 42% di consensi, e si ritrova a avere il 3%, dico, dal 42 al 3% qualcosina avrà pur sbagliato. Ha fatto un altro partito, voglio dire, è andato via dal PD. Però dal 42 al 3% qualcosina io ha sbagliato. Le posso dire, guarda, io non sono mai stato renziano. Io ho aderito, nel senso di essere un estimatore della personalità di Renzi. Io riconosco a Renzi di essere una delle qualità politiche sicuramente oggi tra le migliori sicuramente d'Italia e non solo. Ha fatto, quando era al governo, delle proposte, delle leggi molto importanti per questo paese. Renzi è caduto su un errore enorme che ha fatto quando ha personalizzato un referendum dove c'erano delle cose molto giuste all'interno di quel referendum. È anche uno un po' vendicativo, insomma, se vuole ne parliamo. Ma queste cose ne risponde Renzi. Io sono, come dire, io ho aderito a un progetto politico, e quello che abbiamo messo in piedi adesso come Terzo Polo, Italia Viva, Azione e tutta la parte riformista di questo paese, secondo me potrebbe essere una grande opportunità. Io dico adesso, loro hanno vinto, tornando alla domanda iniziale, loro adesso hanno vinto il centrodestra. Io sono, tra parentesi, contento che hanno la maggioranza alla Camera e al Senato. Ah, adesso lei è l'opposizione, può anche lei un domani prendere il 30%. Guardi, se loro faranno delle riforme istituzionali, noi ci siederemo a quel tavolo, perché c'è bisogno di una legge elettorale che sia come quella dei sindaci, come avevamo proposto ai tempi. C'è bisogno di una sola Camera e non di due, come hanno fatto questa finta riforma che ha solo ritagliato i parlamentari ma non riformato la parte istituzionale, e problemi sono, ne avremo poi. Io se guardo, mi scusi Pipitone, è Marabio, se io guardo che un candidato di Padova o Veneto si candida in Basilicata, in questo Puglia, è scandaloso, ma vale per tutti i partiti, hai capito? Questo, ma la politica qui per dare i posti sicuri dovrebbe intervenire. Io posso capire il leader, cioè, che ma si tutta può candidare, la politica dovrebbe intervenire, perché fa comodo. E mi scusi Pipitone se termino, perché questa è una cosa che mi fa arrabbiare. È chiaro che tu non è che dai libertà di voti, perché dicono i politici sono l'espressione del popolo. Sì, è tutto vero, però se tu mi obblighi a votare Mason in una regione che è del Veneto, trovo abbastanza assurdo, ma solo votano tutti gli italiani, direttore, ma non perché... Questo succede solo alla Camera e al Senato, perché se tu voti per il Comune, per la Regione, per le europee, devi mettere il nome e cognome di tutti. Certo. Questa è la cosa più scandalosa cosa che può succedere. Tutti i leader politici, tutti, gli fa comodo questa legge elettorale, perché alla fine loro nominano gli eletti sulla base delle percentuali che prendono. Posso dire che è una cosa scandalosa? No, ma io sottoscrivo, facciamo una raccolta di firme qua dentro e tutte lo firmiamo. Non è ammissibile che io debba votare qui nel Veneto un candidato che è della Campania, con tutto rispetto. In Basilicata che hanno votato la Casellati, voglio dire, non lo so, è normale. Per tutti, non lo so io. Per tutti, hai capito? Per tutti. Credo sia colpa della politica in maniera esponenziale, questo, cioè, è una cosa che non dovrebbe esistere, invece esiste, vuol dire prendere in giro il cittadino italiano dal mio modesto punto di vista. Certo. Però continua da parte di tutta la politica, e la politica e la gente non va a votare, molto probabilmente, presumo, tra i tanti motivi, anche per questo motivo, perché lo trovo davvero una cosa, uno va in Calabria, uno va in Sicilia per... una cosa... Artuso è colpa di... Uno può andare in 5 posti, perché poi c'è... Certo. Puoi essere capolista, è vergognoso, indipendente, massimo 5 posti. Artuso, il concetto, ha capito cosa voglio dire. Abbiamo visto prima i nomi degli eletti nel mio partito,
ce ne sono due che non hanno, tre che non hanno nessun collegamento territoriale, Fassino, la Lorenzin e Letta. Fassino cosa c'entra qui? Voglio dire, B, Fassino. Abbiamo meno Fassino, esponenti. Fassino darà spazio a qualche giovane, no? Dico io, va bene che sono anche dell'idea che se uno è meno giovane ed è bravo, è giusto eleggerlo. Però viene eletto nella sua circoscrizione, nella sua città, nella sua regione. Bonaccini su questo ha detto una cosa sacrosanta, perché quando glieli volevano candidare tutti in Emilia, perché logicamente lì qualche possibilità in più ce l'hai rispetto ad altre zone, ha detto: ma se sono dei leader, si facessero eleggere nei loro territori e non venissero nel mio. Oppure liberi. Quindi da questo punto di vista siamo tutti d'accordo, ma questa è la legge elettorale, ce la teniamo, vediamo se la si cambia nei prossimi 5 anni. Ma non è ce la teniamo, è la politica dovrà cambiarla. Sì, no, vabbè, è d'accordo, che però non possiamo cambiarla questa... né io né lei. Non no, possiamo cambiarla né io né lei. Lei che fa politica può cambiarla, io no di ma sicuro. Però voi tutti potete farla, perché se no, che politica fate? Vedere certe persone che sono andate nel campo di battaglia. Guardate, io faccio un esempio e conosco qui per esempio Zanon, conosco Pipitone, sono amici che frequento, io la città la conosco credo abbastanza bene, e li vedo al sabato, alla domenica, con sto banchetto, acqua, vento, piova, neve, sono lì e vanno lì da una vita per fare eleggere uno che viene da Catania, ma è un insulto. Già, no, è un insulto, è una cosa vergognosa. Lei che ha fatto una vita nella politica, che meriterebbe di essere ministro, mi prenda al verificio, o anche Mano, sto cercando di esagerare per far capire il concetto, o anche Pipitone, Pipitone lo vedo in jeans, scarpe a ginnastica, vento, piova, neve, col sorriso tra le labbra, va nei banchetti e fa la campagna elettorale, ecco, e va, aspetta, e lui dubbio. Va addirittura sempre con quelli che perdono, perché lui è bravo ad andare con quelli che perdono, detto questo fa perché ci crede e non viene premiato. All'interno della Lega ne conosco altrettanti che sono stati bistrattati, cioè io mi domando davvero, ma ci vuole anche un po' di dignità, ci vuole un po' di dignità, ma dico per tutti i partiti, indipendentemente chi battaglia, chi fa la campagna. Credo che la valutazione anche degli elettori sia quelli che hanno votato, ma come concetto, è stato detto, qualcuno anche Raffaele Zanon ha capito ha il concetto di non dover votare, quindi il problema è del ritorno della politica. Mi fai vedere, poi ritorniamo, abbiamo da parlare. Mi fai vedere la grafica degli eletti in Veneto, sia la Camera sia il Senato, tanto per capirne un po', perché era un ragionamento che volevo fare, adesso l'ho introdotto. Me lo metti anche nel monitor grande, grazie Marco, grazie Claudio, perché qui non lo vedo. Eccolo qui, guardate, non so, vabbè, Nordio è Veneto, la Gardini è Veneta, adesso io non conosco tutti gli altri. No, Silvio Giovane è bravissimo. Chi? Silvio Giovine, anche sono... lui è Veneto. Ditemi chi non è Veneto, non so. Sono tutti veneti. Gianmarco Mazzi è veronese, giusto? Sì. Credo sia veronese. Sono tutti veneti questi, almeno questi sono tutti veneti, quindi almeno nella nostra regione non saranno abbiamo... sul territorio, nel territorio. Sì, almeno questi sono tutti veneti, quindi, tranne Fassino del PD, anche Enrico Letta che non è del Veneto, insomma il PD ha qualcuno che non è proprio del Veneto. Sì, ma per esempio là non si meritava, non so... La Vanessa Camere, faccio un esempio, non si sarebbe meritato un posto. Certo, ma io sono d'accordo, ma è per questo mi fa arrabbiare. Io. Dico, se non cambia Sturaro, cioè Arturo, se non cambia... Sì, ma perdonatemi, siamo tutti d'accordo, ma anche ragazzi, i partiti hanno le loro responsabilità. Infatti. Perché nel momento in cui le decisioni vengono prese a livello centrale e quindi ti ritrovi determinati candidati, poi non riesci a gestire una campagna elettorale perché che non mi porti avanti. Ma io mi sono guardato in gli uninominali che dovrebbero essere le persone. Noi come Partito Democratico abbiamo candidato uninominali presenti sul territorio. Alecci, la Katia Maccarrone, sindaco di Campo, certo. San Piero, abbiamo candidato della Zuanna, abbiamo candidato persone del territorio. E lì riesce a fare una campagna elettorale, ma nel listino bloccato, e Padova aveva un listino bloccato che comprendeva Padova e Rovigo, c'era Zan, che è espressione del territorio, c'era Michalizzi, che è più espressione del territorio di lui, ma poi hai la Laura Frigo, una bravissima nostra esponente, ma poi vedi, passano i primi, che Letta si è candidato a Vicenza per mantenere un collegamento con il nord-est, ma non credo basti questo, e poi Fassino, che è stato catapultato sulla lista, mi pare, di Venezia o di Treviso, e quindi Venezia di fatto non si è trovato nessuno. Questo è un problema anche dei partiti, non è soltanto un problema di legge elettorale, perché nel momento in cui la legge elettorale è questa, tu come partito disegni le candidature, disegni, no, la legge elettorale ha dei problemi, si chiama Rosatellum, la legge elettorale ha dei problemi, ma il partito deve disegnare di un partito.
in Parlamento, quel momento, capogruppo di un partito. Beh, si chiama Rosatellum. Ma chi l'ha votato? La stragrande maggioranza. Chi l'ha votato? L'ha votato la Lega, l'ha votato tutti. Oggi è un problema anche di partiti, non solo di leggere il capogruppo di un partito. No, ma Artuso, io ho acceso questo ragionamento perché mi è venuto da tanto che lo penso, ma lo pensano tutti gli italiani, chi va a votare, che ha un po' di amor per la politica, cioè trova davvero qualcosa di assurdo che la politica dovrebbe cambiare, che molto probabilmente non cambierà, non so. Perché siete tutti d'accordo quando vengono qui, però poi non cambia mai. Non è un bel biglietto da visita, lo dico, essere parlamentare o senatore in questo momento rispetto a un sindaco o un assessore regionale, cioè in teoria dovrebbe essere qualcosa di più, ma siccome non ci sono le preferenze, tu sei nominato, non hai nessun collegamento col territorio, non ti caga nessuno, cioè se uno gli chiede chi è, quali sono i parlamentari eletti, non li conosce nessuno, la maggior parte della gente, se tu gli chiedi chi è il sindaco, chi è questo, lo sanno. Sono d'accordo. Artuso, eravamo ancora, abbiamo fatto questo intermezzo che credo che qualcuno di voi, con chi sarà il governo, lo metta sul tavolo di lavoro, cioè nelle prossime votazioni si voteranno quelli della propria regione, si voteranno, poi se non arriviamo a questo davvero, credo che l'autonomia possa iniziare anche da questo, certo. Se arriverà l'autonomia. È colpa di Letta se non avete fatto l'accordo col mio amico Pipitone? Io credo che con Pipitone si sarebbe fatto anche l'accordo, ma temo che il problema sia stato da ambo le parti, ma vorrei ricordare che Calenda il giorno prima dà il bacio sulla guancia a Letta e il giorno dopo si smarca dall'alleanza, pur sapendo, perché gli era stato comunicato, conferenza stampa che lo dimostra, che dopo l'accordo con nemmeno Italia Viva, ma era stato fatto con Azione, l'accordo, si sarebbe cercata un'alleanza anche con Sinistra Italiana e con i Verdi. Quindi il quadro era chiaro, poi Calenda si è smarcato. La cosa non è nuova, perché Calenda, ricordiamoci che il partito al Parlamento Europeo è stato eletto con i voti del Partito Democratico, perché era nel nord-est la circoscrizione, e poi una volta eletto è uscito, quindi l'uomo, diciamo, non è nuovo delle giravolte. Certo. Poi ha fatto questo accordo gli lascia di fatto le mani libere, perché la prima dichiarazione che io ho letto del Terzo Polo è stato per le riforme istituzionali, diciamo al centrodestra noi ci siamo. Nessuno gli aveva chiesto, si sono subito offerti. Quindi io non ho capito se siano un terzo polo o la quarta gamba del centrodestra. Secondo lei, ritornando adesso vado prima della pubblicità, secondo lei Artuso, secondo Pipitone, Conte ha fatto saltare Draghi perché Draghi aveva fatto saltare Conte? E si è preso una rivincita personale, anche se non detta, oppure no? Ci sta questo ragionamento o è campato per aria? Secondo me, facendo saltare Draghi, di fatto Conte si è garantito un po' di dividendo elettorale. Si è messo in scia di Fratelli d'Italia. Se noi sommiamo i voti di Fratelli d'Italia e i voti dei 5 Stelle, facciamo un 40%. Fratelli d'Italia ha fatto l'opposizione da fuori. I 5 Stelle nell'ultimo periodo hanno fatto opposizione da dentro, perché non c'è soltanto il tema del reddito di cittadinanza, c'è anche il tema dell'invio alle armi, c'è anche il tema dell'energia predominante è stato reddito di cittadinanza. Ma sul reddito di cittadinanza, a parte la correlazione tra voti e reddito di cittadinanza, sono tra quelli che ritiene che il reddito di cittadinanza oggi vada migliorato nella parte delle politiche attive, non cancellato, tanto più in un momento in cui la crisi è drammatica. Che ha fatto saltare il governo, ci può stare il mio paragone? Tu me l'hai fatta, te la faccio anch'io, oltre a tutto quello che ha detto lei? Secondo me no, perché Conte così facendo si è preso il partito, che prima era a metà tra lui, Di Battista e Grillo, oggi di fatto è diventato un leader politico, mentre prima era, una figura un po' ibrida, perché si è trovato premier e poi a gestire un partito non avendo mai fatto politica. Oggi di fatto ha imbroccato la strategia. Poi starà all'opposizione, i 5 Stelle all'opposizione sono stati bravi, perché lo dimostrano i voti. Credo quindi più che ritrosia personale fosse la necessità di mettersi in scia ad un'opposizione. Guardiamo i numeri, scuola, io non lo so, ma la matematica non è che si può sbagliare. Allora, i 5 Stelle l'altra volta quanto hanno preso di percentuale? Hanno dimezzato i voti. Devo dare la parola, poi intervenire anche lei. Dopo che ho dato la parola, puoi intervenire, perché è preso in causa, quindi puoi intervenire. I 5 Stelle avevano preso il 30%.
33%, hanno preso il 15%, avevano 300 parlamentari, adesso ne avete 80, quanto avete circa, mi pare? Sì, poco più. Sì, 80, quello che è, insomma. Quindi voglio dire, allora, quando hanno fatto cadere il governo Draghi, avevano una percentuale nei sondaggi tra il 12 e il 13%, hanno il 15%. In alcune regioni si sapeva che i 5 Stelle erano forti, perché basta vedere il numero dei percettori di reddito. Beh, ha preso più di quello che si pensava, onestamente. Sì. Ma il 15% voglio dire sì, ma perché nell'immaginario è passato come se il partito fosse scomparso. Ma il 5 Stelle era un grande partito, voglio dire. Cioè, avevano il Veneto è scomparso. Il 30%, ma nel Veneto è scomparso da un pezzo, perché non esiste. Perché non sono, perché nel Veneto quelle situazioni di, tra parentesi, clientelismo, eccetera, anche non ci sono state, voglio dire. Non hanno mai avuto un leader. Poi Conte si è assunto una responsabilità enorme di danno nei confronti di questo paese, accompagnato poi dalla Lega e da Forza Italia, che hanno fatto cadere il governo Draghi, perché bastava aspettare altri 6 mesi. Il governo finiva il suo mandato, l'avremmo fatto con tranquillità. C'è un governo che sta dando risposte importanti a questo paese in un momento drammatico. Avevamo un governo autorevole, con una personalità che è riconosciuta in tutto il mondo per serietà, competenza. Perfetto. E anche umiltà, così, secondo me, e lo sta dimostrando in questi giorni, quando sta dando le consegne all'altro governo. E quindi chi ha fatto questo si è assunto politicamente una responsabilità enorme nei confronti del paese. Dopodiché avrà guadagnato il 2% in più. Da osservatore esterno, no, io non faccio politico, non sono un osservatore esterno. Però se è vero questo, e è una tesi sostenibile, ma veramente siamo nelle mani di incapaci in questo ultimo governo ancora in carica? Perché se ha fatto le cose e non è riuscito a convincere gli italiani, perché hanno vinto le opposizioni? Hanno vinto chi l'ha mandato a casa. Vuol dire che non è stato capace di far capire? Cioè, quindi vuol dire che almeno su questo aspetto non ha funzionato. Scusa, la cosa è che Draghi comunque è un personaggio tecnico. Innanzitutto ci voleva un governo politico, sono d'accordo con quello che diceva prima Zanon. No. È giusto che i cittadini a un certo punto votino. Qua si dice che bastavano altri 6 mesi. Draghi, secondo me, ha fatto bene. Bisognerebbe continuare quella linea politica. Ora vedremo cosa farà questo governo. Dopodiché è chiaro che i Fratelli d'Italia ha cannibalizzato tutta l'opposizione, perché come diceva la signora anche prima, dire sempre no a tutto è chiaro che in un momento in cui c'è la guerra, c'è una situazione economica drammatica, la gente è disorientata. Vabbè, il 10% in meno ha votato rispetto è tutto giusto quello che ha detto sia Artuso che Pipitone sui 5 Stelle. Direi proprio di no. Per quel che riguarda il numero di voti, noi abbiamo ottenuto un risultato importante, perché non eravamo all'11-12%, ma eravamo ben più sotto, e il fatto che sia saltato che sia saltato anche l'accordo col Partito Democratico, è probabile che il Partito Democratico si fosse fatto delle idee ben diverse sulla nostra forza. Per quel che riguarda lei dice praticamente il Partito Democratico non ha fatto l'alleanza con noi, credo che a un certo punto ormai eravamo alla frutta. Probabilmente il ragionamento è stato questo, e invece noi abbiamo fatto una campagna elettorale, il Presidente Conte ha fatto una campagna elettorale stratosferica e ha ottenuto dei risultati importanti. Ovviamente non condivido il discorso legato al reddito di cittadinanza, perché non vale assolutamente nulla. Noi ripeto, sono opinioni personali. Ma io che opinioni? Sono numeri. Dopodiché è legittimo. Da questo fatto noi abbiamo ottenuto. Ma basta vedere quanti percettori ci sono e quanti voti avete preso. Il rapporto è tra uno e due. C'è in tutte le regioni così. Mi scusi, dico solo questo dato. Lasciamo finire. No, volevo solo dire una cosa. Lei mi deve spiegare come fa a dire che è una questione soggettiva, quando i percettori del reddito di cittadinanza di Napoli è uguale a tutto il Veneto, tutta la Lombardia e metà del Piemonte. 628.000. E dopo uno si domanda perché a Napoli prende il 40%. Ma le ho spiegato prima, questi sono i numeri ed è evidente che nelle città del sud il reddito di cittadinanza è maggiore delle città del nord, ma le ho spiegato prima che è anche un modello completamente differente, è ovvio che la ricchezza del nord e la ricchezza del sud è completamente differente, tanto sta che il PNRR prevede risorse importanti per il sud, perché è zona disagiata. Sì. E allora, sotto questo profilo, i numeri, quando vanno anche al 25-30% in una regione, anche 40%. Non è solo merito del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo messo in piedi tutta una serie di ragionamenti sul lavoro, sulla dignità sociale, su tante cose che hanno, soprattutto in una fascia di popolazione molto giovane del sud, hanno fatto presa rispetto a un nord
sul quale noi siamo anche mancati per colpa nostra, per aver in qualche parte abbandonato i territori sotto quel profilo, ma ha esigenze diverse, probabilmente... Posso dire che voi siete diventati la Lega del Sud, il partito territoriale radicato al Sud? Io non credo. Tanto voi avete dato delle risposte a delle richieste del Sud, cioè praticamente i 5 Stelle sono attrazione in questo momento. Guardi, meridionale, la campagna elettorale di Conte è cominciata a Vicenza, tanto per dare una cosa. Non c'è, no, glielo dico come dato oggettivo. Quanto ha preso Vicenza, il 5, il 4? Punto che ci stiamo ponendo adesso, il fatto che anche Conte si sia fatto eleggere in Lombardia, quindi abbia accettato il collegio in Lombardia, è quello di migliorare la situazione qui al nord e di far avanzare le nostre proposte anche al nord. E riteniamo che queste proposte siano importanti. Poi se qualcuno continua a dire, perché giustamente quel discorso... È un partito del Sud con tutta la dignità del Sud, cioè, è un dato oggettivo. Ripeto, noi non ci sentiamo né partito del Sud, né... noi stiamo lavorando a un regime completamente italiano, capito, che abbia tutto voti, il territorio. Faccio un esempio, come la Lega Nord prende i voti al Nord, in questo momento i 5 Stelle, è un dato oggettivo, prende i voti al Sud, dove si percepisce il reddito di cittadinanza. Ha detto bene lei, la Lega Nord si chiamava Nord come aggettivo, noi non ci chiamiamo però Movimento 5 Stelle Sud, ci chiamiamo Movimento 5 Stelle. Sì, infatti al Nord prendete il 5%, al Sud prendete anche il 40%. Ma le ripeto, è stato un problema, le ripeto, stiamo ragionando anche noi, siamo venuti a mancare un problema di comunicazione, siamo venuti a mancare i territori, giustamente il conduttore sottolineava il fatto che non abbiamo avuto persone qualitative o che abbiano dato un imprinting importante nel nostro territorio. Ci stiamo ragionando sopra, perché la nostra idea è quella di alzare anche il livello qui nel nord e non solo proiettarci solamente su, perché riteniamo che anche con questa dinamica qui non avremo i voti sufficienti per fare Attuso, 30 secondi perché la pubblicità. No, io credo, prima si diceva il PD non ha voluto fare l'alleanza con noi dei 5 Stelle perché pensava ci dava per morti. Io credo invece che un po' ci sta anche questo. Il Partito Democratico, secondo me era più facile farlo l'alleanza e mangiarli. Infatti. Il Partito Democratico ha sbagliato a non coprire i temi che i 5 Stelle hanno coperto, perché adesso discutiamo del reddito di cittadinanza e se vogliamo un po' la stiamo banalizzando. È vero che i numeri sono quelli, ma c'è un tema vero, che è il tema della povertà e del disagio sociale. Allora, a quel tema lì bisogna dare delle risposte. Certo. Se poi la risposta è il reddito di cittadinanza, sono come dare lavoro, come sistemare determinate zone, la risposta può essere diversa, ma il tema c'è. I 5 Stelle, e questo gli va dato merito, in questa campagna elettorale hanno parlato a quella popolazione, perché altrimenti il 16% hai difficoltà a prenderlo. E hanno preso un po' l'esperienza di Podemos in Spagna. Perfetto. E quindi lì hanno avuto una svolta più a sinistra. I flussi elettorali, d'altronde, lo dimostrano, hanno drenato più a noi che ad altri partiti. La pubblicità. No, ma è proprio questa la...